Ok, buongiorno a tutti, ci siamo tutti pronti per la presentazione di questo libro 1973, l'anno cruciale della musica, curato da Andrea Pintelli, Ato Senrile e anche Angelo De Negri, che stamattina non c'è. Sentiremo anche dei brani musicali durante l'incontro. Questo libro si inserisce in una serie di iniziative che si chiamano Domeniche in Musica, che stiamo facendo, che abbiamo cominciato domenica scorsa, ne faremo delle altre che avranno anche degli altri temi, cioè non necessariamente rock, jazz o altre musiche che ci interessano. Il libro di stamattina, come dicevo, è un libro che ha delle caratteristiche particolari, due secondo me, che sono evidenti, balzano subito all'occhio. Sono 73 dischi del 1973 e sono 33 recensioni di vari autori, fra cui anche i presenti stamattina. Quindi 73 dischi del 73 e 33 recensori anche famosi. 33 come i 33 giri di un vinile. Un terzo non ce lo potevo mettere, perché un terzo non si può mettere, 33 un terzo non esiste. Adesso lascio la parola un attimo a Pierangelo Pettenati, che presenta con me il libro, e poi penso che sentiremo il primo pezzo, che non vi diciamo qual è, perché lo scoprirete ascoltando. Grazie Roberto, la Feltrinelli, insomma, per organizzare sempre queste belle cose, perché chiacchierare di musica, è bello ascoltare la musica, a volte è bello anche chiacchierarla, infatti si crea sempre così, un circolo di amici che a volte ci si trova anche in altri ambienti, poi intanto di qua a chiacchierare, diciamo, un po' in compagnia allargata, ma è sempre un piacere, perché appunto sono temi che comunque importanti, che forse vanno anche al di là del divertimento, del piacere di ascoltare musica, ma rivestono anche intanto il piacere di stare insieme, che è sempre fondamentale, soprattutto in questo periodo. E qua in particolare, insomma, si va a toccare un anno particolare all'interno di comunque una decade, diciamo dal 65 al 75, è successo un po' quasi tutto quello che stiamo vivendo ancora oggi, risente tantissimo di tutto quello che è uscito allora. L'anno scorso, appunto, era il 2023, per cui 50 anni da questo 1973, due cose, come diceva Roberto, saltano subito all'occhio. A me ne sono saltate fuori altre, ad esempio il fatto che ci siano dischi famosissimi, uno fra tutti quello che secondo me è l'album che li rappresenta un pochino tutti, che è Dark Side of the Moon e Pink Floyd, che è un po' la perfezione sotto tutti i punti di vista. Però ci sono Genesis, c'è cioè l'esordio di Bruce Springsteen. Però ci sono anche dei nomi che ammetto sinceramente io non avevo mai sentito nominare, per cui c'è sempre anche il piacere comunque della scoperta, anche perché non dico presuntuosamente così, penso di aver ascoltato tanto, ma appunto non si è mai ascoltato abbastanza e si vanno a scoprire. Buongiorno a tutti innanzitutto. L'idea in questo caso, io, Andrea e Angelo collaboriamo da molto tempo all'interno di un'organizzazione che si chiama Mate 2020, e in questo caso l'idea è nata da Andrea, che ha detto: visto che sono 50 anni da quell'anno famoso, perché non ci mettiamo assieme, non facciamo una raccolta, una recensione, insomma. E con il nostro spirito di sempre abbiamo coinvolto altre persone del nostro giro, quindi altri recensori, e poi è diventato un libro abbastanza collettivo, come nel nostro spirito, convinti che il lavoro di squadra poi sia quello più premiante in assoluto. E diciamo che il grosso merito iniziale di Andrea è stato quello di stilare una lista che poi abbiamo discusso e modificato per forse il 3, 4, 5%, non di più. E ci tengo a sottolineare già adesso, per chi comprasse il disco, che non abbiamo fatto nessun tipo di graduatoria, non c'è il migliore o il peggiore, sono soltanto album significativi. Sicuramente se avesse fatto la stessa lista qualcun altro, magari uno di voi due avrebbe scelto cose diverse, ma non siamo qua a fare graduatorie, come dicevo, è soltanto cose importanti capitate in quell'anno. Per cui Andrea, aggiungi pure qualcosa tu e poi spiegherò il motivo per cui abbiamo qualche strumento qua. Sì, buongiorno a tutti e grazie di essere qui con noi.
La lista è nata, abbiamo preso 100 dischi, 90 dischi in studio, 10 live. Poi la pensata è stata, affiniamola perché faranno tutti 100. Facciamo 73, così attinente con l'anno in cui. E abbiamo fatto qualche scelta dolorosa di escludere alcuni titoli, però va da sé. C'è stata una recensione di poco tempo fa su Rockerilla, grande giornale, sì, bel libro, tutto quanto, costruito bene, ma comunque opinabile. Sarebbe sempre stato opinabile. Quindi, come ho detto anche nella presentazione precedente, probabilmente mia madre ci avrebbe messo Casadei, che è una liscerola. Mio papà avrebbe messo Accardo, che sono le 24 capecci di Paganini. Però, insomma, noi abbiamo fatto questo. Loro sono partiti da zero, sono arrivati subito a 1 milione, nel senso di sorpresa e di entusiasmo dei fan dell'America, poi subito dell'Europa. E all'epoca, quindi, essendo ancora sconosciuti, erano abbastanza poveri in canna, abitavano in uno stabile, e l'incredibile è che al piano di sotto c'era Jackson Browne, qualcuno di voi lo conoscerà, non so. Sono diventati poi dei grandissimi cantautori e sentivano, Jackson Browne sentiva la musica di Glenn Frey e Don Henley, i fondatori degli Eagles, e viceversa, e ogni tanto si scambiavano le idee, suonavano le reciproche musiche. Difatti gli Eagles hanno inciso in questo disco, anche Take It, no, è nel disco dopo, Take It Easy, composto da Jackson Browne. Usi il microfono perché non si sente. Non si sente? No, ma tra l'altro suoneremo. Dopo l'appoggi, sì. E questo disco, questa canzone che stiamo per cantare, Desperado, l'hanno cantata l'altra sera a The Voice Senior, incredibile. È stata affibbiata da Gigi D'Alessio, un applauso a Gigi D'Alessio, che è dato Desperado da cantare al suo concorrente, al suo artista. E questa canzone fa un parallelo fra la vita di una rock band e la vita dei Desperados, delle bande di criminali che percorrevano gli stati del sud-ovest, del midwest americano. E quindi questa canzone parla della vita di questo desperado solitario. E noi ve la facciamo sentire. Grazie. Seems to me
dedico molta cura a questa cosa, nel senso che ho molto rispetto di chi mi propone la sua musica o la loro musica. Significa che dietro ad ogni disco, che magari può anche non piacere, c'è comunque uno sforzo immane che coinvolge magari familiari, che coinvolge cose economiche. Bisogna dare il massimo rispetto alle persone che ti propongono qualcosa. Dopodiché bisogna avere un metodo. Bisogna avere un metodo che io segno punto per punto. Ovviamente anche questo potrebbe essere opinabile, però se non altro dico quello che bisognerebbe fare dal mio punto di vista quando si arriva a, quando si pretende di commentare un album, e cerco sempre di mettermi dalla parte di chi legge, no? Può interessare quello che scrivo, in che modo lo scrivo. E sono arrivato, visto che tu fai un po' le stesse cose, sono arrivato a quello che potrebbe sembrare un paradosso, per cui si può parlare bene di un disco che non ti piace, ovvero noi abbiamo dei riferimenti, ad esempio se parliamo di prog, il riferimento è sempre In the Cup of Crimson King, no? Perché io la vedo come quello, come riferimento, ma è solo un esempio, potrebbe dire il disco che appena ho scartato è molto vicino a quei canoni di perfezione, però non lo ascolterò una seconda volta perché proprio non mi piace. Però si fa onestamente questo tipo di discorso, no? Non è che uno sia falso nella scrittura. Io adesso, per tagliare corto, all'interno di questo articolo ho scritto soltanto punto dopo punto come secondo me dovrebbe comportarsi un recensore. Tutto qua, poi ovviamente tu lo scriveresti diversamente, ma insomma ci saranno sicuramente molte cose su cui siamo d'accordo. Andrea, grave sarebbe parlarne male, visto comunque l'impegno che gli artisti mettono nella creazione di musica. Quindi massimo rispetto, e quindi mai parlarne sottotono, avere comunque un certo tipo di rispetto a 360 gradi per la musica in sé. Dopo ovviamente uno dovrebbe essere, il recensore dovrebbe essere, non il critico, il recensore dovrebbe essere talmente obiettivo da, rispetto anche, scremare tutti i propri gusti e tornare quasi vergine nel momento in cui scrive e descrive opera tua, perché ci vuole veramente molto molto poco a distruggere persone, artisti che hanno messo tanto impegno in quello che fanno. E, al di là che ti legga dall'altra parte una persona o 10 milioni di persone che leggono il tuo articolo, però deve avere, secondo me, il recensore una sorta di warning, che certi concetti, certe parole è meglio non usare.
scelto quello che secondo lui era il migliore dei due, tutto qui. Anche, non so, beh, i grandi esclusi, no? Bob Marley, The Wailers, nello stesso anno pubblicarono Catch a Fire, il loro primo con una major, perché avevano già pubblicato, e Burning, quindi abbiamo scelto di toglierli entrambi. Invece di Springsteen ne abbiamo tolto uno. Per quanto riguarda, non so, ci sono gruppi che sono citati due volte, gli Uriah Heep con il Live e Sweet Freedom, usciti nel 73. Anche Genesis mi sembra con due album. Sì, Live e Sweet Freedom. Sì. E anche gli Yes, quindi il triplo Live, come si chiama? Sì, con Topographic Ocean. Ecco, quindi, visto che la pagina è questa, volevo parlare delle mie 6 recensioni velocissimamente, visto il tempo che tiranno. Ahimè stringe. Sì, ecco, il Eye on the Hog dei Black Hawk Arkansas, uno dei gruppi fautore del rock sudista, Very Poor.